funziona, raga, abbiamo costruito un sottomarino! Ho chiesto su Instagram cosa potrei costruire in un video. Così un certo Gabby ha scritto un sottomarino. Così mi sono armato della mia pettorina e ho subito chiamato i miei amici. Signori, oggi vi ho chiamato perché insieme costruiremo un sottomarino. Questo è lo spirito giusto. Per riuscire a realizzare un sottomarino c'è bisogno di un'idea. Un'idea ben precisa che ci aiuterà a realizzare questo enorme coso che andrà sott'acqua e che fungerà da sottomarino. Allora, qualcuno di voi ha qualcosa in mente? Sì, un'idea geniale. Prendiamo la palla trasparente, gli mettiamo un sacco di peso dentro e la buttiamo a mare. Sì! Te sei pazzo completamente! Bello, bello, complimenti! Bell'idea di merda! No, no, ma che idea è prendere la palla trasparente e metterla in acqua? Cioè, ma non affonderà mai quella roba, è una palla d'aria! No, Crazy, ce l'ho io! Prendiamo una barca, la scocciamo tutta e la facciamo diventare impermeabile! Brava Giada, la mia idea faceva pena, ma quella tua fa proprio cacare. No, 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 ma ragazzi, ma io lavoro con i trogloditi, ma non sono idee geniali queste qua. Serve qualcosa di più, qualcosa geniale. Niente da fare, dopo ore e ore di ricerca non avevamo trovato nulla che ci venisse in mente. Rimaneva solamente un'opzione se volevamo realizzare questa pazzia: chiedere aiuto a voi. Allora ragazzi, questi due idioti non hanno una minima idea su come creare un sottomarino. Ma scusa, perché te ce l'hai? Vabbè, facciamo che sono tre idioti che non hanno minima idea di come creare un sottomarino. E avete dei consigli, vi preghiamo di dirceli, perché siamo disperati. Sì, ci dovete aiutare voi perché noi non sappiamo cosa creare. Cioè, cosa possiamo fare per creare un sottomarino? Ma non ho la più pallida idea. Ma comprate uno vero, fai prima. Non abbiamo i soldi, lo dobbiamo costruire. Aiutateci, vi prego. Niente da fare, anche chiedere a voi era stato un enorme fallimento. Nessuno aveva idea di come realizzare un vero e proprio sottomarino. Fino a quando... Ma che cos'è che somiglia a un sottomarino? Non lo so. Pensaci. Un ombrello? Un serbatoio d'acqua. Lo prendiamo, lo modifichiamo e diventa un sottomarino. Vero! Oh, Giada, dai, Giada, è geniale. Dov'è? Giada? Dove è andata? Crazy, hai avuto un'ottima idea! L'ho comprato solo in 450 euro! Andiamola a modificare! Crazy, complimenti per l'idea che ha avuto! Complimenti, dammi una mano! Geniale, Crazy, geniale! Non mi aspettavo così velocemente che Giada comprasse un serbatoio d'acqua! Ma grazie per averla pagata con i tuoi soldi, Giada! No, Crazy, forse non hai capito, l'ho pagato con la tua carta di credito. Beh, sì. No, aspetta, stai scherzando? No, ma io 450 euro dove li andavo a prendere, scusa? No, dai, fai la serie, Giada. Vero dico, guarda, questa carta a chi è intestata? A Salvatore. Cazzo fai, hai speso 450 euro per sta merda? Sì, che fa tanto? Scusa, serve per un video, non li dovevamo accontentare i nostri fan? Cioè, io non lo so, vabbè. Ormai il danno era fatto, 450 euro per un serbatoio d'acqua enorme. Ora che avevamo il progetto, dovevamo passare alla prossima fase. Signori, è arrivato il momento di modificare il nostro serbatoio d'acqua. Ma questa ovviamente è cosa da maschi, quindi Giada, ci vediamo dopo. Ciao, io vado a cucinare. Ma no, che cucinare? Vai a dipingere il cancello, gentilmente. Per prima cosa dovevamo costruire le finestre nel nostro sottomarino. E senza perdere troppo tempo abbiamo iniziato. Questa sarà la finestra del nostro sottomarino. Che sei troppo bello, ci guarda perfetta con i bordi. Lo so, tranquillo, io sono un costruttore nato, ma ora passiamo alla seconda finestra. Anche la seconda finestra l'abbiamo aperta. Perfetta, Crazy. Ora silicone, pellicola di vetro e tappiamo sti buchi. Let's go, questo è lo spirito giusto, regà. Prossimo passo, tappare assolutamente sti buchi. E abbiamo comprato un silicone in teoria sigillante, come state vedendo, perché non deve entrare acqua, altrimenti sai che succede. Sì, anneghiamo. Non è proprio una bellissima cosa, quindi cerchiamo di far bene sto lavoro. Andiamo a siliconare tutti i bordi. Ok, abbonda Gio, mi raccomando, che deve incollarsi benissimo. Okay. Vai, vai anche oltre. Durissima. Ma che cazzo? Detta così sembra un po' strano. Ancora! Sì, di più, tanto vado, credo.
vedi? Certo, certo, certo. Puzza di silicone a parte, andiamo a mettere la nostra bella pellicola in vetro. Raga, ci vorrebbe New Martina qua per mettere pellicole. Ce ma tiene sta cosa, Crazy? Non ne ho idea, raga. Andiamo ad incollare in questo modo. Tiene, perché ho dei seri dubbi. Ma in teoria, raga, il cinese mi ha venduto il silicone sigillante. Quindi, oh, cinese, se va male mi devi 4 euro. Andiamo a mettere un po' di silicone extra. Ah, di più, sì, di più. Bisogna abbondare, ok? Ah, sì. Allora, in questo momento stiamo creando tutta la striscia attorno al bordo. In questo modo, regà, andiamo completamente a isolare la finestra e l'acqua non dovrebbe, e ripeto, non dovrebbe entrare. E dopo oltre un'ora di taglia e incolla, signori, è ufficiale! Prima finestra, seconda finestra! E tutti e due 100% impermeabili. E ci sarà una figata appena la metti in acqua. Mare. Bellissimo, bellissimo. E immaginatevi che da questi oblò, cioè in teoria non sono oblò, ma chiamiamoli oblò, si vedrà tutto il mare. Ne dovremmo fare uno anche sotto, in teoria. Madonna, si schiamo, un buco nel centro. No, aspetta un attimo, se faccio un buco nel centro come minimo affondiamo, ma vabbè, ho compreso il concetto. Cioè, regà, sta roba sarà tipo esattamente. Perché, cioè, ditemi se non è un carro armato. Monoposto, simile al carro armato, forse. Più o meno, dai, è un po' rotondo, però. Però comunque solo uno potrà fare di vedetta e sta roba è super figa. Ora, dovevamo aspettare almeno 24 ore per far sì che il silicone si asciugasse. Ma nessuno si era accorto di un piccolissimo problema. Cioè, nessuno si è accorto di due buchi qua sotto? No. Cioè, è sera, io stavo camminando e mi accorgo di due buchi, cioè. Ma dai, Crazy, se non lo sapevamo, potevamo andare sotto al mare con SpongeBob. Raga, cioè, stavo per andare a dormire e mi accorgo che ci sono due buchi. Cioè, domani sarebbe stato un problema. Dai, su, prendi silicone, prendi il vetro e blocchiamo assolutamente questi dubbi, sennò domani eravamo fritti, guarda. Lasciamo ad asciugare il nostro sottomarino. Buonanotte. In questo secondo giorno è arrivato il momento della fase 2. Collaudare questo sottomarino. Chi di voi due vuole salire con me? Giada? No, assolutamente no, non se ne parla. Dai, almeno tu, Gio, dai, io solo. No. Vabbè, ok, Gio sale con me, regà. No, sali con me, basta. Quindi è arrivato il momento di andare a vedere se qui dentro ci si può entrare. Perché, raga, il buco è veramente piccolo. Vai, Gio, sali prima tu. Ok, puoi prendere la rincorsa. Ok, raga. Entra pure, Gio, vediamo. Tu, vabbè, tu ieri ci sei entrato, quindi dovresti entrarci senza, okay, non troppi problemi. Vai, let's go. Ragazzi, sono 35 gradi oggi in Sicilia, quindi proprio delirio. Immaginate qua dentro. Gio è entrato, è arrivato il mio turno. Andiamo a vedere se ci entro. Ok. Oh, no, raga, non ce la faccio. Come entro? Ok, ok. Raga, entro. Oh mio Dio. No. Raga, ci saranno 70 gradi. Ok. Bello, c'è già dall'oblò, va bene. Oh, bello, però si vede benissimo. Invece da fuori no. Raga, perfetto. Collaudato, dovrebbe funzionare tutto. Spero. Sperando che non ci sono buchi, Crazy, perché io non voglio andare in fondo al mare. Beh, ma prima c'è bisogno di andare dentro con un kit di emergenza. Beh, è ovvio, ci serve un cacciavite per ovviamente bucare in caso di emergenza. E una forbice, cioè un coltello per tagliare. Ovviamente sì, regà, perché se dovesse finire male, grazie a questi arnesi buchiamo tutto e usciamo dall'acqua, se no finisce male. Mettiamo tutto dentro, okay, e andiamo a mettere il nostro kit di emergenza all'interno del sottomarino. E voilà! È il momento di portare il nostro bolide in acqua, regà! Let's go, spingete! Tra pochi secondi questo sottomarino andrà in acqua e sarà una roba fighissima! Vai, 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 dritto verso il mare! Ok, perfetto, siamo in questo momento, regà, sul mare e galleggia. Adesso andiamo a mettere questa corda qui. Così in questo modo Giada potrà tenerci, dato che non possiamo camminare. Il primo ad entrare sarai tu, prego, vai. Okay. Sperando che non affondiamo. Vai pure, Gio, entra. Oh, oh mio Dio, regà, sta roba si muove un sacco. Ovviamente, regà, staremo a riva, non andremo lontani. Quindi non ci sono rischi, ma soprattutto non fate queste robe a casa, perché noi siamo sorvegliata da gente istruita ed esperta. Ma era ovvio che Gio riuscisse a entrare. La vera domanda è: terrà il mio peso? Andiamola a scoprire, raga. Sono, no, pronto a entrare. Vediamo. Vai, vai, vai. Fra,
Ci tiene! Sembra il Titanic! Ci tiene! Oh, cazzo! Che figata! Oh mio Dio, ora siamo ufficialmente dentro il sottomarino. Vedo già da là che ci sta ufficialmente chiudendo. Oh mio Dio, credi, ma che me l'ha fatto fare? Raga, tra l'altro c'è un caldo da morire, sono... Che succede? Oh! Raga, ci siamo ufficialmente allontanati dalla riva, ma c'è un problema. Queste finestre, Joe, devono andare sotto. No! Quindi ci dobbiamo... No! Al mio tre ci capovolgiamo. Cazzo dici no! Oh, dai, dai, pronto. No, no, no. Ok, allora mettiamoci, mettiamo il peso sulla destra. Vai, 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 capovolgiti, ok? No, è bucata, Joe! Aspetta, aspetta, è bucata. No! Dai, è bucata. No, no, entrata acqua, guarda. Un'altra parte, capovolgiamoci. È bella idea, ok. Allora, pronto? Vai, giriamo, 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 ok. No, zitto, zitto, ok, ok. Guarda l'acqua, guarda l'acqua. Ancora, ancora, ancora. Funziona, raga, abbiamo costruito un sottomarino. Lo vogliamo? No, 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 no. Oh, fai il serio che se no spremoniamo. Questo qua deve andare completamente sotto. No, no. Ancora, un altro po', un altro po', un altro po'. No, no, no. Ok, un altro po'. No, cazzata, 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 cazzata. Ma raga, è troppo figo, madonna. Cioè, guarda qua, guarda qua. E se mettessimo ancora un altro po' di peso? Cioè, andiamo proprio sott'acqua. Meglio di no, meglio di no. Assolutamente incredibile. Il sottomarino funziona con qualche problema, ma funziona. Cioè, sono scioccato e funziona anche benissimo. Io me la butto lì. 20.000 like, prendiamo la barca e andiamo in alto mare con sto sottomarino. Ve lo giuro, 20.000 like lo facciamo. Incredibile. E magari ci sopravviviamo tutta la notte.